Maria Paradiso, sono una sociologa del lavoro e della comunicazione. Mi occupo di formazione con i ragazzi ormai da molto molto tempo, quasi 30 anni, e riesco ad essere veramente contenta sempre del mio lavoro perché sono a contatto con i ragazzi. Indubbiamente la mission dell'evento, i 17 goal dell'Agenda 2030 sono veramente una grande innovazione e anche una grande opportunità per i ragazzi, perché ritengo che si mettono in moto delle sinergie e delle possibilità e, come dire, anche delle idee che loro possono mettere in campo. Infatti uno dei temi è la creatività in riferimento ai goal, 17 goal. Ho avuto veramente delle persone che sono state significative per la mia vita, e quindi viene subito in mente il mio professore di italiano, ecco, che era innovativo per quei tempi, e poi indubbiamente molte persone che mi hanno dato la possibilità e la carica, la mia famiglia, mio padre in primis, e poi i miei familiari, ma anche i miei amici, i miei colleghi, in fondo anche una comunità professionale che ha portato con me e insieme a me un percorso anche, vogliamo dirlo, di innovazione. Mettersi in gioco, farsi il progetto personale, essere veramente protagonisti del proprio futuro e del futuro del mondo, ecco, in riferimento all'Agenda 2030. La creatività indubbiamente è partecipe e principe di tutto questo processo, anche perché costruire un progetto personale per il proprio futuro. Poi, venendo qui in questa facoltà e per questo evento, ho visto veramente tanti giovani che discutevano, parlavano, si mettevano in gioco, e veramente la nostra grande risorsa e anche la risorsa dell'umanità sono i giovani. Ma informazioni, indubbiamente sì, perché il mio intervento non è poi così esaustivo, perché non è poi così formativo in termini di tempi. Però informazioni sì, la voglia di mettersi in gioco, la positività della vita, questo sì, perché noi abituiamo i nostri ragazzi a messaggi troppo negativi, e in realtà loro hanno bisogno di positività in un mondo di questo tipo, dove c'è una globalizzazione, ma c'è anche un isolamento del mondo.